morire di gioia per l'Eucaristia. Questo è in poche parole il senso della breve esistenza della più giovane santa bolognese, la beata Imelda Lambertini. Era il 12 maggio del 1333. La fanciulla dodicenne, entrata nel monastero delle Domenicane di Val di Pietra, si tratteneva in preghiera dopo la messa della vigilia dell'Ascensione. Secondo le regole del tempo, Imelda non poteva ancora ricevere la prima comunione. Ad un tratto apparve in alto davanti a lei un'ostia avvolta di luce e un odore fragrante di pane si diffuse nel monastero. Accorsero le monache e il sacerdote, che raccolta l'ostia nella patena, comprese che per la giovane era arrivato il momento tanto desiderato. La piccola Imelda ricevette la comunione al corpo del Signore e fu rapita in un'estasi d'amore che aprì il suo volto ad un sorriso dolcissimo. Dopo un po' di tempo le monache si accorsero che Imelda era passata dalla comunione sacramentale all'incontro definitivo con Cristo nel paradiso. Il monastero di Val di Pietra è quello attualmente abitato dai frati cappuccini fuori porta a Saragozza. Il corpo della beata è custodito nella chiesa di San Sigismondo, non lontano dalla abitazione dei Lambertini, per volontà di un suo discendente, Papa Benedetto XIV. La chiesa di San Sigismondo è attualmente la cappella dell'Alma Mater, l'Università degli Studi. La provvidenza ha così voluto che una semplice ragazzina, con il suo disarmante sorriso, insegnasse a intellettuali e studenti la via semplice della felicità, essere uniti a Cristo per sempre. Nel 1910 il Papa San Pio X proclamò la beata Imelda Lambertini patrona dei fanciulli della prima comunione.